Carissimi amici, siamo arrivati alla fine dell'anno liturgico. Durante queste ultime domeniche, Gesù ha parlato della fine della vita e del mondo con parole forti e spaventose. La Chiesa ci insegna che la morte, il giudizio, l'inferno e il paradiso sono certe e vere per ogni essere umano. Questa domenica concludiamo con la festa solenne di Cristo, Re dell'Universo. Per il Vangelo abbiamo il brano del giudizio universale. Carissimi, oggi, senza spaventarci, cogliamo il senso importante del brano del giudizio, per meravigliarci della semplicità del messaggio di Gesù dato ad ognuno di noi. Ascoltiamo il Vangelo per fare i nostri piccoli passi con Gesù. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri come il pastore separa le pecore dalle capre e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sua sinistra. Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: venite benedetti del Padre mio, riceverete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti? E il re risponderà loro: in verità io vi dico, tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Poi dirà a quelli che saranno a sinistra: via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno preparato per il diavolo e i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato. Nel nostro primo piccolo passo non ci scordiamo del giudizio. Attenzione amici, la parola giudizio non è per spaventarci, comprendiamola bene. Gesù racconta il giudizio universale ai discepoli, dopo averlo seguito in tutto il percorso verso Gerusalemme. Dopo tanti miracoli e guarigioni, anche se i discepoli non erano ancora pronti per la croce, Gesù li avvisa in anticipo. La Chiesa ci parla del giudizio particolare che ognuno di noi affronterà al momento della morte, come il buon ladrone, come nella parabola di Lazzaro e del ricco. E poi, nel giudizio universale, tutti dovremo comparire davanti a Dio, come abbiamo sentito nel Vangelo. Carissimi, davanti alla grandezza del mondo, davanti all'infinita bellezza di tutto il creato, Gesù, attraverso le sue parole di sapienza, ci ricorda con tanto amore che tutto finirà, anche la nostra vita, la nostra esistenza. Non dobbiamo trovarci davanti a questa realtà eterna con paura e ansia. Non dobbiamo vivere la nostra vita come il ricco della parabola, per sentire: stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita. E quello che hai preparato, di chi sarà? Né come il servo che ha nascosto il talento, vivendo la vita con tristezza, invidia e paura. Non ci giustifichiamo neanche come tanti nel passato. Mangiamo e beviamo perché domani moriremo. Da cristiani credenti e praticanti, impegniamoci, carissimi amici, per vivere con piena consapevolezza. Perché la vita è breve e di passaggio e dobbiamo viverla con tanta gioia per presentarci a Dio, per trasformarci per la vita eterna.
Nel nostro secondo piccolo passo impariamo a vivere il Vangelo in tutti i modi semplici. Carissimi, una volta che ci convinciamo della fine della vita, del giudizio davanti a Dio, ci tocca capire quello che ci chiede Gesù attraverso questo brano del Vangelo. Anche se il linguaggio spaventoso della separazione delle capre e pecore, della condanna eterna nel fuoco dell'inferno, il corpo centrale del brano è chiaro, forte e semplice. Gesù non ci chiede di salire le montagne per ricevere la salvezza, non usa le leggi penali e giudiziarie per decidere il nostro destino eterno. Gesù ci chiede solo di amarci gli uni gli altri. Sono tantissimi i santi e i sapienti che si sono ritrovati leggendo questo brano del Vangelo, hanno scoperto il senso vero e profondo della vita mondana e terrena, hanno scelto le cose essenziali e vere per vivere con gioia e con la pace nel cuore. Il versetto, in verità io vi dico, tutto quello che fate a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me, ci insegna la formula per vivere il Vangelo. Fare il bene senza distinzioni, senza pregiudizi, senza aspettare un ritorno, senza misure e calcoli. Questo atteggiamento ci farà moltiplicare i nostri talenti, per poi consegnare a Dio tutte le ricchezze raccolte nella vita ed essere ricompensati e premiati. Questo atteggiamento ci aiuta a superare ogni tristezza, ogni dolore e ogni negatività della nostra vita quotidiana. Amici, il Vangelo ci propone vie semplici per amare Dio e i fratelli senza porre delle condizioni sui numeri, sulla quantità e sulla quantità nelle nostre opere. Mettiamo in pratica le parole del Vangelo, in piccoli modi aiutando i fratelli, supportando i nostri cari, soffrendo per le famiglie e sacrificandoci per gli altri. Nel nostro terzo piccolo passo non ci scordiamo mai di riconoscere Gesù ogni giorno. Carissimi, questa domenica nella solennità del Cristo Re dell'Universo non possiamo trovare un brano del Vangelo più bello di quello che abbiamo ascoltato. Nel mondo di oggi, dove domina la razza, la ricchezza, la bellezza, l'onore e il potere, Gesù si proclama Re dei nostri cuori, delle nostre famiglie e delle nostre comunità. Egli si fa vedere da noi nelle vesti di un affamato, un assetato, nudo, malato, carcerato e straniero, proprio in contrasto con tutto ciò che fa parte del nostro mondo. Così facendo, Gesù vuole riconoscersi partecipe anche nei nostri momenti di fame, sete, malattia e solitudine. Amici, riconoscendo Gesù nei sofferenti, nei poveri e bisognosi, tanti santi hanno saputo aiutare, stare vicino, sopportare ed amare tutti quei fratelli e sorelle che sono odiosi, disprezzabili, puzzolenti, brutti e sporchi per il mondo, come San Martino, San Francesco, San Vincenzo, San Giovanni Bosco, Madre Teresa, Beata Chiara Badano, Beato Pier Giorgio Frassati e tanti altri nostri cari. Dobbiamo riconoscere Gesù nei sofferenti, malati, bisognosi, scoraggiati, tristi e chiusi della nostra società. Amici, impegniamoci in tutti i modi, anche mondani, credendo nelle parole di Gesù, fidandoci della provvidenza di Dio e riconoscendo Gesù in ogni persona che soffre. La nostra carità durerà per sempre, anzi, sarà trasformata in opere grandi e giganti, con l'aiuto di Dio. Carissimi, non ci scordiamo mai di riconoscere Gesù nostro Re in ogni persona bisognosa e sofferente, così da ricevere la grande ricompensa della vita eterna. Buona domenica a tutti!